un capitolo molto importante del romanzo dell'abitare contemporaneo, quello della rigenerazione attraverso l'ambiente bagno di anima e corpo. È un capitolo che ha scritto e continua quotidianamente a riscrivere Antonio Lupi attraverso soluzioni e creazioni che spostano i confini dell'abitare contemporaneo. Babbo è stata una persona che ci ha insegnato a stare insieme, a fare il percorso che l'Unione ci ha sempre detto fa la forza, ha sempre detto bisogna lavorare, sbagliare ed imparare, e questo è stato un grande insegnamento. Io ho cominciato esattamente, avevo 14 anni. Smisi di andare a scuola in terza media e sono andato all'estero. Ho vissuto da 14 anni a 18 anni in Francia, che noi avevamo del business, avevamo del lavoro, avevamo un magazzino, e praticamente io ho lavorato in Francia. Io poi infatti parlo il francese con l'italiano. Poi piano piano ho cominciato a fare tutto quello che c'è da fare praticamente in un'azienda. A 17 anni sono entrata in azienda, ho cominciato a lavorare prima nell'ufficio spedizioni, poi sono andata all'ufficio acquisti, qui mi sono fatta le vere ossa, ho imparato tante cose, mi sono dovuta fare largo con le braccia perché chiaramente nel momento che io sono entrata non è che piacesse molto, ma comunque ho cercato di metterci del mio. Oggi in azienda mi occupo della parte amministrativa, della parte finanziaria dell'azienda. Erano gli anni 80, mi mise una valigetta in mano e su una carta geografica mi fece vedere che il giorno dopo dovevo andare a fare rappresentante per la Toscana e per l'Emilia-Romagna. Dopo 2 anni di rappresentanza mi resi conto che i materiali di mio padre, talmente belli, artistici, artigianali, però erano obsoleti, vecchi. Per questo al CERSAIE 83, erano gli anni 83, e ho ripresentato, mi sono disegnato una collezione interamente di sistemi e quindi ho avuto un successo incredibile, e per questo io e i miei fratelli siamo ripartiti e abbiamo ricostruito poi questa nuova azienda che oggi è l'Antonio Lupi. Fra me e mio fratello c'è 20 anni di differenza, mio fratellino Sergio. Il tuo ingresso in azienda. Io avevo 13 o 14 anni, siccome a scuola ero parecchio bravo, allora mio fratello Andrea prima mi ha preso per le orecchie e poi mio fratello Nello mi ha insegnato a lavorare da 14 anni fino a 22 o 23, perché per capirmi ci ho avuto un po', e poi ora sono un po' libero indipendente. Sergio oggi è diventato così importante per l'azienda, è così bravo che cura tutte le parti sartoriali, tutte le parti commesse speciali che richiedono poi tutti i nostri clienti. Siamo a Stabia, Cerreto Guidi, vicino a Vinci, Firenze. E qui negli anni 50 parte l'avventura di quella che noi oggi conosciamo come Fabbrica delle Idee. Ero un po'
po' titubante, però ho visto che nel mercato il lucido sta incontrando tantissimo, perché a diversità dell'ottone cromato l'acciaio lucido è come avere un orologio a polso. Inizialmente io ero partito pensando di farli solamente nelle finiture satinate. Sì. Un po', sai, perché è moderno, perché... No, fa, ma perché il mercato lo richiedeva. Wow, esatto. Ecco, no, è questo un po' il concetto. Anche perché il mercato un acciaio lucido la gente non l'ha presente, e quando l'ha visto l'ha apprezzato moltissimo. Lo condivido anche perché alla fine... sembra quasi cromato, cioè veramente è spiazzante questa finitura. È spettacolare. Il successo di questa azienda è comunque un successo non solo di Fratelli Lupi, ma un successo di un gruppo di persone che hanno contribuito che questa azienda si potesse affermare. Io sono conosciuto per l'uomo del Corian. Trovo che sia un'azienda con cui non ci si lavora, si gioca, ci si diverte. Non ci interessa il dettaglio in quanto soluzione tecnica, ma in quanto, e in questo la pensiamo esattamente come Andrea, al dettaglio come elemento che dà valore al tutto. Mi definisco un pittore perché non trovo altre definizioni. Volevo sapere cosa facevo. Io disegno cucine e elettrodomestici. Cioè, potrebbe essere un punto di riferimento per iniziare una collaborazione nel settore del bagno. Ci è venuta l'idea sostanzialmente di provare a contattare Andrea, Antonio Lupi, per riuscire a proporgli un progetto su cui stavamo lavorando da tempo. È uscita fuori l'idea di lavorare su un materiale plastico. Come nei fumetti mi fece venire la nuvoletta col punto interrogativo, pensando, ma un'azienda che produce, fa bagni, che ci sta a fare col fuoco? L'anima del progetto non è solo il designer. Anche l'imprenditore a volte è un visionario e vede in una proposta, in un racconto, qualcosa che poi anche nel tempo si sviluppa in altro. Ho incontrato Nevio proprio all'inizio degli anni 2000. L'incontro con Andrea è avvenuto grazie a un'idea che ho avuto e che in parte era stata appunto suggerita dalla mentalità che avevo individuato in questa ditta, della mentalità del su misura. Bagno sartoriale sembra facile, ma è stato all'inizio complesso nel capirlo, nel poterlo gestire sia io mentalmente, ma anche la mia azienda nel seguire poi il progetto nel crescere, perché non dovevamo più rimanere a fare dei semplici mobiletti, ma voleva dire di iniziare a fare i lavabi, i piatti docce, vasche, tutte a misura. Ho presentato ad Andrea questo progetto e Andrea sin da subito è rimasto molto entusiasta, anche se all'inizio qualche dubbio sull'utilizzo del Corian ce l'aveva, sui costi, sulla fattibilità di certe cose. Il Corian era ancora sconosciuto nel nostro settore, no? Erano pochissimi settori, pochissime aziende che conoscevano questo materiale. Un materiale che era nato per la nautica anni addietro, un materiale molto caro, difficile a lavorarlo, difficile a plasmarlo, quindi è un materiale così freddo che ci voleva veramente una credibilità progettuale per far sì che potesse essere recepito nel mercato. Lo slot è uno dei pezzi più identificativi dell'Antonio Lupi, perché il lavello che tutti conoscevamo e tutti conoscevano a quell'epoca conteneva all'interno del suo bacino la piletta, il troppo pieno. L'idea qual è stata? È quella di togliere completamente questi oggetti e far sì che però nello stesso tempo il lavello potesse funzionare. Quindi è stata una rivoluzione sia per noi, ma nello stupore della gente, nei progettisti, che a distanza ormai di 12 anni è uno dei pezzi più culti e più venduti nostri, dove questo oggetto per magia, una volta utilizzato,
non vediamo più né piletta né troppo piano, quindi una razionalità, un design estremamente pulito, una coerenza progettuale che poi ci contraddistingue in questi anni. Con il Korean abbiamo poi realizzato anche i piatti docce. Il piatto doccia ci ha permesso poi di andare incontro e risolvere tutte le problematiche dei fuori squadra che oggi si verificano in fase di progettualità. Infatti gli architetti avevano sempre un sacco di problemi nel realizzare i piatti doccia a misura, perché in ceramica è materialmente impossibile. Con il Korean è possibile invece, con delle dime inviate in azienda, siamo riusciti a fare anche questi piatti doccia con i fuori squadra. E la particolarità qual è stata anche nel piatto doccia, come è stata l'invenzione del lavello, è quella di aver fatto sparire la piletta. Infatti sono nate questi piatti doccia a spessore che possono essere sia appoggiati nel pavimento oppure incassati a filo pavimento, che diventano dei progetti straordinari. Ma nello stesso tempo abbiamo inserito sopra una pedana in Korean o agli stelli, dove viene affogata all'interno la piletta. Una cosa molto affascinante è il tempo del progetto, quanto tempo un'idea resta su carta e diventa realtà, come in questo caso. È come se l'idea passasse da un immenso tritacarne e dopo qualche mese, addirittura qualche anno, possa vedere la luce. Siamo molto molto veloci. Meteo, per esempio, è stato un emblema di questo modo di lavorare, perché è stato, pur essendo un progetto molto complesso sotto certi punti di vista, è stato velocissimo, perché in 4 mesi, con le ferie di mezzo di agosto, abbiamo portato al Cersaie i primi pezzi. Gli oggetti del design sono anche delle storie, come in questo caso. Dodò, Domenico De Palo, arriva in Antonio Luppi e propone delle sedute in pietra apricena. In realtà poi da sedute diventano ben altro. Ho amato subito l'azienda Antonio Luppi perché mi ha dato la possibilità comunque di conoscere la materia e i materiali. Sicuramente la pietra, che è un materiale che io amo, soprattutto perché vengo dalla mia terra, dove la pietra di Trani, come la pietra di Apricena, è un materiale puro della mia terra, fosse l'incontro perfetto per poterla lavorare con un'azienda come l'Antonio Luppi. Mi aveva portato questo progetto che adesso possiamo vedere qui alla mia destra. Sono oggetti che dovevano essere realizzati, sono sedute e divani in pietra piscena. È naturale che analizzando bene il progetto mi rimaneva molto difficile realizzare questi oggetti in pietra, però la mia intuizione qual è stata? Di vedere subito che queste forme potevano essere dei lavabi. Andrea è stato sicuramente bravo, come suo solito, a fiutare le anime sensibili di chi ama la materia e la linea, ed è riuscito a scavare col suo sguardo l'interno di questo elemento scultoreo, che è diventato poi un lavabo e poi è diventata una vasca. Questa Shislong, se adesso poi lo andiamo a analizzare bene, il progetto, quello che è andato in produzione Antonio Luppi, è diventato la vasca Talamo. Non ho mai fatto una ricerca di mercato, di cosa richiedeva esattamente l'utente finale o cosa richiedevano i rappresentanti di commercio. Cioè, io ho sempre fatto gli oggetti che mi piacevano, tutti i progetti che mi hanno emozionato.
siamo arrivati da essere troppo rigidi ad essere troppo focosi. E perché è nato poi il canto del fuoco? Perché un'anima bollente e caliente come la mia, pugliese, terrona, sangue doc, si racconta con una figura toscana che si incontrano e nascono scintille. Quando ho proposto il canto del fuoco nel mondo bagno, quindi il bagno più non più cesso, ma qualcosa dove ci fosse un'anima, e lui è stato il maestro a insegnarci questo, perché non portarlo in bagno? E io ho detto, guarda, ascoltami, in un segno e in un taglio raccontiamo la filosofia dell'arredo bagno, non solo come bagno, ma anche come fuoco. E di là è nato un progetto che non è solo un segno identificativo dell'Antonio Lupi, oggi sul mercato, ma diventa un vero e proprio progetto. Di là è nata un'idea, è nata una filosofia, un costume, uso e stile per il mondo del bagno. Dopo Talamo e il Canto del Fuoco, un altro progetto straordinario di Domenico è stato Strappo, un lavabo che praticamente scompare a parete, nel senso che la parete l'abbiamo fatta diventare un contenitore. Abbiamo realizzato questo lavabo interamente in coria, e quindi una volta scassato la parete, galzato, intonacato, stuccato, intonacato e verniciato del colore della parete, il lavabo per magia si sparisce. Domenico, o come dicono tutti Dodò, è il mio più grande, penso, consumatore. È un grande mangiatore di coria, utilizza spesso nei suoi lavori i miei progetti, anzi mi orgoglisce il fatto che li giudica come sistemi risolutori di molti problemi tecnici. Per questo sono, tra virgolette, il suo tecnologo, mentre lui ha un'anima molto più libera, più artistica. Io sono più razionale sotto certi punti di vista, però lavoriamo molto bene insieme. Nevio mi ha dato la possibilità di rendere quello che era impossibile possibile nell'esecuzione. In effetti, a tutti i no di Andrea e tutti i progetti bocciati da Andrea, ricorrevo sempre alla mente che mi rendesse la mia anima sensibile a un qualcosa di razionale. Nevio, con la sua materia, che è il corian, che lui prepara delle belle cene a base di corian, che ci dà la possibilità di rendere sempre funzionale e possibile quello che è il nostro lavoro. Munari diceva che il gioco è una cosa molto seria. Qui in Antonio Lupi si gioca, ma molto seriamente. Capito quanto è importante in famiglie come l'Antonio Lupi, menti pensanti come Nevio, come me, ma anche i suoi collaboratori più stretti, che ci divertiamo a progettare, a creare e poi a comunicare. Siamo sul terrazzo del Giardino delle Idee, che sta sopra i nuovi uffici di Antonio Lupi. Una storia che inizia 50 anni fa con Antonio e poi si sviluppa sino ad oggi con i figli Patrizia, Nello, Sergio e Andrea.
quale poi... L'intuizione di mio padre Antonio, da diciottenne, perché negli anni, è partito negli anni 50, fu quella di capire da piccolo vetraio che era, ebbe l'intuizione quella di iniziare a fare gli specchi e gli accessori per il bagno. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Fu uno degli anni straordinari perché ha rivoluzionato veramente il concept e l'utilizzo del bagno, che fino a quell'epoca era veramente una stanza non considerata. Iniziò a fare questi specchi a forte spessore, utilizzando questi cristalli di bronzo, verde parso, lambra. For she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Iniziò a utilizzare questi cristalli per realizzare specchi, accessori, lampade, appliche, e fece veramente dei pezzi veramente straordinari, bellissimi. Soltanto che negli anni 80 questa produzione ebbe un tracollo notevole. Lui, per sopperire a quella crisi che stava arrivando, pensò subito di aprire una fabbrica a Monteroni per produrre i mobili componibili in legno. Ha aperto questa fabbrica, ma comunque la crisi c'è stata, le difficoltà sono sopraggiunte. E allora io con i miei fratelli abbiamo pensato di ripartire da zero, e aprendo in un piccolo laboratorio una fabbrica che si chiamava Gili di Lupi Patrizia. Era una fabbrica dove lavorava Nello, Andrea e Patrizia. Mia sorella si occupava dell'amministrazione, io e mio fratello ci montavamo mobili, si imballavano, si spedivano, quindi siamo ripartiti ripercorrendo tutto l'itinerario, tutto l'iter che una persona dovrebbe fare in un'azienda per conoscere il mondo produttivo. Piano piano abbiamo ritrovato, il primo agente è stato mio marito Enzo, il primo agente della Toscana, poi un agente per le Puglie, poi un agente per il Lazio. Abbiamo cominciato a ricrearci una rete di vendita in Italia. Pensavamo che il mercato lo dovessimo rimanere a essere commerciali, invece abbiamo seguito l'orme di nostro padre, quello che piano piano siamo diventati a essere produttivi. Infatti ci siamo rimessi, abbiamo reinserito la verniciatura, col tempo un anno successivo la vetreria, e piano piano da inserire un dipendente siamo ritrovati anche a Fuceca ad avere oltre 30 persone. Dopo pochi anni siamo ritornati a Stabia, abbiamo riacquistato i fabbricati di nostro padre, e da lì siamo praticamente stata una nuova era. Oggi l'Antonio Lupi è presente in 52 paesi, il 60% del suo lavoro lo sta facendo all'estero, il 40% in Italia, e abbiamo 900 clienti operativi. Ogni ordine è diverso dall'altro, perché non avendo scorte di magazzino, ma lavoriamo con barre, ogni ordine ha una sua storia, non c'è un ordine uguale all'altro. Per quanto riguarda la falegnameria, noi lavoriamo tutto esclusivamente a barre, perché abbiamo una variabilità di altezze, di profondità, di su misura variabile, quindi avviene tutto fatto su ordinazione. Non esiste scorta di magazzino, esiste logicamente solo un discorso, che poi le macchine a controllo numerico decidano
la variabilità del pezzo stesso. Per il sistema di verniciatura lavoriamo in questa maniera. Abbiamo due mani di poliestere interno e due mani di poliestere esterno. Poi praticamente quando è secco diamo due mani di lucido, pigmento lucido o pigmento opaco. Dopo tre giorni che la verniciatura praticamente è secca, viene tenuta in una cabina di essiccazione e dopo tre giorni vengono passati a un'altra macchina per ricarteggiare le imperfezioni che la vernice stessa può dare. Poi viene preso, dopo tre giorni, passata a una lucidatrice e viene portato nella vernice a specchio, praticamente diventa una realtà quasi bellissima, perché meglio di così non si può. Spruzzato totalmente a mano, però la vernice, siccome è molto complessa, che va dietro alla temperatura, all'umidità, quindi per poter far fronte a questi difetti naturali abbiamo deciso di inserire altre macchine, che poi le macchine portano logicamente la perfezione del pezzo. In vetreria poi acquistiamo le lastre dei grandi volumi e in pratica con la lastra poi ricaviamo tutto quello che poi si vede nel prodotto finito, perché si viene tagliato, viene lavorato, viene fatto le varie lavorazioni e da una lastra viene fatto quello che poi vedono nei cataloghi. Parla mai di prodotti, ma parla sempre di progetti. È un visionario, è un purista. Io lo definisco anche un designer. Il mio rapporto con Andrea è quasi un rapporto di simbiosi. La sua energia è stata portatrice di una moltiplicazione della nostra idea. Riesce a sviluppare ulteriormente le proposte che noi facciamo. Quando Andrea stringe l'occhio, davvero è un grande, perché riesce a guardare quello che le persone comuni non guardano. A volte mi spaventa, adesso penso, è un pazzo, cerca qualcosa, allora mi improvviso tutto quello che io praticamente posso dare in quel momento. Poi annulla, cancella e ritorna, dopo 10 minuti ripensa, poi mette tutto in discussione e poi si ricomincia, poi dopo un anno torna. Ricordi quel progetto quel giorno? Ho detto, santo Dio, torniamo a 2 anni fa. No, 3 anni fa, ok, quale, cosa? No, ma io ricordo questo e vengono fuori delle genialate. Gosto molto di te vedere, leãozinho, camminando sob il sol. Gosto molto di você, leãozinho. La mia proposta è stata quella a Gabriele, quella di dire, ok, iniziamo a collaborare con l'Antonio Lupi se dandoti questo sedile riesci a farci un sanitario straordinario. Un filato di leão a raio da manhã, arrastando meu olhar como imã. O meu coração é o sol, pai di toda cor. Dopo l'esperienza dei sanitari, quindi dell'uso della ceramica, del lavoro su un prodotto
a piccola scala, ci interessava lavorare con Antonio Luppi su un sistema. Noi siamo uno studio di architettura che lavora su scale diverse, dall'architettura costruita dell'edificio attraverso gli interni, il retail, gli allestimenti, fino ad arrivare al design del prodotto. Ci interessava portare questa nostra esperienza di ragionamento sullo spazio domestico, all'interno di questa azienda. Para de se entristecer, Leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão. Le vasche in qualche modo dovevano integrarsi con i lavabi, integrarsi con le docce, i mobili, con i sanitari. Per cui è nata un'idea di collezione integrata ed è all'interno del catalogo Antonio Luppi una novità. Gosto di ti ver al sol, di ti ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua giuva. Durante il Salone del Mobile di quest'anno, in aprile, il nostro studio Archimera aveva uno stand a Sole Satellite e da lì si è venuta l'idea sostanzialmente di provare a contattare Andrea, Antonio Luppi, per riuscire a proporgli un progetto su cui stavamo lavorando da tempo, che era frutto anche di un brevetto che avevamo registrato. E sono stato presso il suo stand, ho incontrato Andrea e l'ho trovato subito disponibile, gli ho chiesto se potevo rubargli giusto qualche secondo per fargli vedere una videopresentazione di un progetto che stavamo facendo. Di solito questi progetti non li prendo mai in considerazione in occasione della fiera, ma adesso è stato un giorno fortunato e per questo che ho dato la possibilità a Davide di mostrarmi il suo concept e sono rimasto stupito. Il boost che ha dato Andrea al progetto è stato proprio quello di spingerci a realizzare una serie di prodotti nati dalla singola idea per un solo prodotto. Da aprile ad ottobre sono stati presentati in una stanza ben riservata in occasione cessaie il progetto Sesamo. Un po' l'idea della vasca da bagno e del lavello che possiamo prendere sotto il braccio quando si trasloca, diciamo una cosa economica, facile, colorata, glamour e un pochino più diversa, diciamo. Con Michel, dopo vari incontri, mi ha presentato il progetto Olio. È uscita fuori l'idea di lavorare sul materiale plastico. Questo materiale plastico si chiama il polietilene, con il sistema rotazionale economico, però lavora su diciamo, l'ecosostenibilità perché riusciamo a recuperare diciamo, i materiali riciclati. Sono davvero tante le idee e le menti pensanti in Antonio Luppi. Come si fa allora ad uscire con un'immagine coordinata unica? Ci pensa Riccardo Fattori. Quando sono arrivato l'azienda era una realtà diversa rispetto a quella di adesso e anche un'immagine profondamente diversa. Io ho rilavorato sul logo dell'azienda, ho lavorato sui cataloghi dell'azienda, ho lavorato anche sull'esterno dell'azienda. Poi con Andrea, come spesso succede, io parlo, dico delle cose, mi sembra che non sono sicuro nemmeno se sono ascoltato o non sono ascoltato. Dopo due o tre anni lui ritira fuori un disegno, ritira fuori una cosa che io non ricordo nemmeno più o che ormai ho rimosso e su quella rilavoriamo.
Dopo una settimana che io abito in una casa e ne ho cambiate tante, sembra io ci viva da 10 anni. Andrea è uno che se vive in una casa da 10 anni sembra ci viva da una settimana. Per cui cioè, sono due mondi che si incontrano. Però questi due mondi che si incontrano, secondo me, riescono a generare un'immagine che negli anni si è solidificata, si è diversificata rispetto all'immagine delle altre aziende, è diventata personale ed è diventata coordinata. Al fuoco che Antonio Lupi ha reso tangibile con un progetto, Il canto del fuoco di Dodò, Domenico De Palo, e attraverso anche la consulenza di un esperto del fuoco, Massimo Pistolesi. L'innovazione avviene anche attraverso la rilettura di elementi naturali. Ho iniziato a fare il mio mestiere, quello del fumista, da molti anni, negli anni 70, quando lavoravo con mio padre nell'impresa di mio padre. Il fuoco per passione mi ha sempre affascinato, tant'è che il mio sogno era farlo diventare un mestiere, un lavoro. E questo devo dire che ci sono riuscito e grazie a questo sono riuscito a fare quello che veramente mi piaceva fare. Sono molti anni che lavoro nel settore, che mi occupo di questo settore, che sono maniacale, patito della formazione, molto attento a tutto quello che è il mondo diciamo tecnico, normativo, estetico. Ci faccio molta attenzione e vedere un progetto che così non esisteva è stata una cosa bellissima. E pensare che ci ha pensato gente che non appartiene a questo mondo. De Palo ha fatto un disegno, ha creato un progetto, Il canto del fuoco, di un qualcosa che non esisteva fino a quel momento. E fare un qualcosa che non esiste oggi è molto raro, molto difficile. Andrea e la sua squadra, tutti i suoi collaboratori, hanno una grande capacità, quella di coinvolgerti in maniera positiva e di tirare fuori il meglio che puoi dare e che puoi veramente avere dentro di te. Ed è sorprendente questo, quando c'è questo clima, e capisco anche il successo di un'azienda del genere. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Andrea, una domanda facile. Perché progettare il fuoco? Beh, come potrai vedere Giorgio, dagli oggetti che ci circondano, il fuoco è veramente qualcosa di straordinario, è un amico silenzioso. Quando Domenico De Palo mi prospettò il fuoco, all'inizio il suo progetto era quello di eliminare totalmente la solita presentazione delle candeline in bagno. Quindi mi propose di iniziare a inserire i camini a bietanolo, che con Massimo Pistolesi abbiamo ingegnerizzato e ho trovato in maniera straordinaria, perché è un amico solitario che ti accompagna nei momenti di relax ed è un qualcosa che ti incanta, è un qualcosa che
ti completa a livello emozionale vivere l'ambiente bagno. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. Che legame c'è con l'acqua, quindi un altro elemento naturale? L'acqua l'abbiamo sperimentato, siamo andati avanti con i soffioni meteo, che è un qualcosa anche lì veramente sensazionale, perché abbiamo questa possibilità di vivere la doccia a effetto pioggia. Il fuoco è quello di sentirsi in un ambiente riscaldato. Tu sai bene che in un ambiente unico o soli, avere un amico discreto che ti accompagna nel periodo in cui tu utilizzi il bagno è ottimale. Meteo, canto del fuoco, banda, strappo, slot. I nomi degli oggetti sono importanti, spesso anche per il loro successo commerciale, ma non solo, anche per il fatto che possano essere facilmente ricordati. Il canto del fuoco è nato, il nome, da una semplice telefonata con Andrea Lupi, dove mi invitava a una riunione per decidere alcune cose sul progetto che si stava portando avanti, al che io dissi che non potevo perché stavo scrivendo un articolo intitolato Il canto del fuoco, che è un detto propriamente toscano. E lui rimase, dice: cosa stai facendo? Sto scrivendo Il canto del fuoco. E niente, due giorni dopo aveva già registrato il marchio. Corian, Ceramilux, Crystal Plant, la pietra, gli acciai, il cristallo e anche il legno sono i materiali di questo vocabolario che Antonio Lupi declina in forme diverse. Sono passati oltre 10 anni dalla mia collaborazione con Antonio Lupi, quindi dalla mia collaborazione con Andrea. Insieme abbiamo inventato la sala da bagno. Con Nevio Telatini avevo iniziato a conoscere il Corian, con Colombo invece sono andata a riscoprire quei materiali che ci appartenevano alla terra toscana. Io adoro i materiali naturali come il legno e la pietra, e da qui la collezione Materia, che è stata la prima collezione da cui sono scaturiti poi tutti i vari elementi di questa sala da bagno. Sono diverse tipologie di pietra, dal marmo di Carrara, delle pietre turche allo stone grey, che definiscono con grande capacità scultorea quelle che sono le mie idee tradotte nel bagno. L'Antonio Lupi si contraddistingue fra, e le mie collezioni, fra questi materiali naturali e anche materiali più tecnici, come il Crystal Plant. Da questo materiale sono stati rieditati e ricostruiti con questa nuova pelle, quindi questa pelle tecnologica, pezzi di 10 anni fa, come i Barrel, che sono dei lavabi a terra, molto morbidi, molto eleganti, con dimensioni anche generose, ma questa tecnologia li ha poi riportati nella modernità. Esiste poi una parte anche affettiva, quasi tattile, dei miei oggetti e soprattutto la cura dei dettagli dei materiali, come ad esempio la pietra nel lavabo Barrel o lo stesso lavabo Barrel rappresentato poi col Crystal Plant. Io amo, e la gente vedo che ama tantissimo, toccare, perché ha questa morbidezza che ripercorre un po' la nostra psicologia umana dell'abitare, per cui molto eleganti, molto docili, molto come se fosse la pelle di un bambino. Magic.
Questo oggetto su cui sono seduto è una delle mie passioni alla Lupi e forse anche il contributo più grosso che io ho portato da quando sono arrivato. Perché questa vasca scultura è fatta da due miei amici che sono Anne e Patrick Poirier, due artisti di fama internazionale, due persone splendide che io ho portato alla Lupi per realizzare questo progetto. E Andrea ci ha creduto e questo progetto è stato realizzato ed è diventato un po' un'icona dell'Antonio Lupi. Il sogno mio è quello di estendere questa produzione ad una stanza da bagno, che sia una stanza da bagno interamente realizzata da artisti e interamente realizzata da artisti a questo livello, in modo da poter parlare di bagno anche in un altro modo, di poter parlare di bagno non come uno spazio museale, non lo intendo come uno spazio museale, ma lo intendo come uno spazio di esperienze.